Il cuore in Toscana, il fondo Oriana Fallaci, presentato il catalogo dell'Archivio Fiorentino. Eventi a Sinalunga, torna la storica Fiera alla Pieve, presentata al Palazzo del Pegaso, la manifestazione che animerà la Val di Chiana dal 30 settembre al 3 ottobre e poi nel fine settimana del 7 e 8 ottobre. Sport, presentata la nuova edizione di Montepulciano Run, la manifestazione si svolge nel Borgo Toscano dal 29 settembre al 1 ottobre. Il Fondo Oriana Fallaci del Consiglio regionale della Toscana, archivio ricchissimo tra i tre più importanti al mondo, già disponibile al pubblico dal 2019, diventa da oggi pienamente accessibile grazie al volume Il Cuore in Toscana, il Fondo Oriana Fallaci, inventario archivistico e catalogo bibliografico. Il libro, a cura di Katia Ferri, Elena Michelagnoli e Monica Valentini, inventario archivistico di Margherita Cricchio e Agnese Lorenzini, è stato presentato alla Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo di Firenze. L'opera è frutto del lavoro, durato quasi 4 anni, che Archivio e Biblioteca del Consiglio hanno portato avanti insieme per inventariare, catalogare, descrivere e riordinare quasi 2000 documenti che costituiscono il fondo. Il Fondo Oriana Fallaci è una ricchezza per tutta la Toscana e per tutti noi, ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il Fondo Oriana Fallaci è una ricchezza per tutta la Toscana, è una ricchezza per tutti noi. E allora consentitemi subito di ringraziare il nipote che ha permesso di mettere a disposizione i suoi scritti, anche quelli ancora non noti alle cittadine e ai cittadini della nostra regione. Permettetemi di ringraziare le curatrici, hanno fatto un lavoro enorme e io vorrei rilanciarlo questo lavoro, vorrei provare a fare in modo che questi scritti potessero essere tutti digitalizzati per permettere ai cittadini del mondo di poter accedere a un archivio che è unico, un archivio dal valore inestimabile, un archivio in cui si raccontano pezzi di vita, di pensiero di Oriana Fallaci. C'è un messaggio forte che passa, l'importanza di essere donne e uomini liberi e il valore della libertà, il valore della memoria ha bisogno di essere coltivato e allora noi vogliamo coltivarlo in questo senso, aprendo le porte di questa biblioteca, di questi spazi, del nostro archivio in tutto il mondo. Oggi è una giornata bella, importante, è un primo passo, un passo che vogliamo continuare a portare avanti per fare in modo che quella memoria possa essere presente. Il progetto del Fondo Fallaci è nato nel 2006 dopo la scomparsa della scrittrice ed è stato portato avanti con convinzione dall'allora presidente del Consiglio regionale Riccardo Nencini, insieme al suo portavoce dell'epoca, il giornalista Aligi Cioni, anche lui presente all'evento. Una giornata storica l'ha definita Edoardo Perazzi, nipote, erede universale di Oriana Fallaci e curatore del suo lascito. Una giornata, da un certo punto di vista, per me storica, perché la memoria di Oriana è molto presente, specialmente in questi ultimi anni, e rappresenta tanto per i suoi lettori, una presenza affettuosa, costante, una compagnia. In generale diciamo che è una presenza severa e così, però anche di esempio e di insegnamento. Io, come tutti quelli che hanno a che fare col suo lavoro direttamente, sentiamo molto questa giornata perché l'archivio rappresenta un passo fondamentale proprio per mettere a disposizione il lavoro di Oriana e anche in certo senso parte della sua vita, perché gli oggetti contenuti nel fondo, i suoi scritti personali, le lettere sono evocativi e servono molto a capire come questa donna non solo lavorava ma anche come ragionava e come era fatta, quanto era legata alla sua famiglia e a questa città naturalmente. E poi finalmente è un modo di lavorare snello e a disposizione di tutti. Abbiamo volutamente scelto di lasciare qui a Firenze, mi odieranno gli altri fondi, ma più materiale rispetto alla Boston University e alla Fondazione RCS Corriere della Sera,
perché è parso giusto così, perché Firenze è la sua città e il lavoro e gli spazi messi a disposizione dalla Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana sono straordinari. Ci siamo affidati totalmente a questo team di archivisti straordinario, e per cui è rassicurante, però è anche tutto molto facile. La pubblicazione addirittura di un manuale per la consultazione è un ulteriore step che francamente non mi aspettavo, ed è ancora di più una gioia, veramente. Penso che Oriana sarebbe stata molto molto contenta, fiera, quindi non solo adesso c'è una fermata del tram Oriana Fallaci, ma un fondo che tutti possono utilizzare per curiosità, per conoscenza. Bello, sono molto contento. Una pubblicazione di grande valore secondo Monica Valentini, curatrice del volume e responsabile dell'archivio storico del Consiglio regionale della Toscana. Siamo finalmente arrivati alla pubblicazione del volume, anche se il lavoro di riordino e di catalogazione della biblioteca era già stato completato, avevamo già reso accessibili questi materiali a chi ce l'aveva fatto richiesta, però a questo punto con questa pubblicazione, che tra l'altro è anche in formato digitale sul nostro sito, è possibile per chiunque, quindi non solo studiosi ma anche curiosi, appassionati, amanti della scrittura di Oriana Fallaci, vedere che cosa possediamo e fare eventualmente richiesta per consultare questo materiale. Trovate tutte le indicazioni sui nostri siti, ci sono due pagine dedicate, una della biblioteca e una del consiglio, e c'è un indirizzo mail comune al quale far riferimento per qualsiasi informazione, anche per ricerche che noi possiamo fare a distanza. L'indirizzo è fondofallaci@consiglio.regione.toscana.it. Un nucleo, quello del Fondo Fiorentino, che, come ha affermato il soprintendente archivistico e bibliografico della Toscana Michele Di Sivo, è fondamentale ed è stato riordinato con uno splendido lavoro archivistico metodologicamente solido. È il destino di questa Italia. Diceva Virgilio, ha scritto Virgilio, che non in Italia, perché ancora l'Italia non esisteva, bisogna morire, qui bisogna morire, si riferiva a Roma, per salire agli onori. Ora non basta essere morti per salire agli onori, nel caso di Oriana invece è stato indispensabile, ma il curriculum di Oriana, la storia di Oriana, avrebbe avuto maggiore dignità anche se fosse stato considerato in Italia e a Firenze in vita anziché aspettare la morte. Un archivio che diventa una fonte storica e che, ha commentato Diana Toccafondi, presidente del Comitato Tecnico Scientifico per gli Archivi del Museo della Cultura, rappresenta un grande valore. Sicuramente un archivio che racconta Oriana Fallaci, che Oriana Fallaci ha voluto, quindi che porta, come dire, il filtro anche della sua volontà di memoria, di se stessa, del lavoro che ha fatto, del mondo che ha visto e quindi anche del mondo come l'ha interpretato. Ed è un archivio, diciamo, che racconta non solo Oriana Fallaci, ma racconta una parte del Novecento attraverso le interviste, attraverso i materiali, attraverso anche i materiali sonori. Da un certo punto di vista è la voce del Novecento, naturalmente sempre con il filtro di Oriana Fallaci, questo non va dimenticato. Un atteggiamento critico nei confronti di questo tipo di fonti è sempre molto importante, soprattutto con una personalità come quella della Fallaci, che diciamo non aveva, che aveva nello stesso momento l'intento di mettersi in una posizione empatica nei confronti delle persone che intervistava ed era capacissima di farlo, ma anche in una posizione poi giudicante. Quindi diciamo c'è la sua interpretazione del secolo, ma c'è anche il suo sguardo, che è uno sguardo anche femminile, nonostante lei abbia voluto che sulla tomba ci fosse scritto scrittore, però è uno sguardo di una donna che è stata capace effettivamente, anche in modo seduttivo quasi, di far parlare le persone che aveva di fronte. Presenti all'evento il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci, la presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi e la difensora civica della Toscana Lucia Annibali. Ha moderato l'incontro il giornalista Alessandro Cannavò del Corriere della Sera. Credo che l'importanza di questo fondo sia
il scoprire il lavoro minuzioso e la personalità della Fallaci dietro le quinte, quindi tutto quello che era di preparazione ai suoi straordinari articoli, ai suoi straordinari libri, perché dietro appunto alla grande scrittrice c'è un grandissimo personaggio che naturalmente è ricco di sfaccettature, ma soprattutto è ricco di umanità. E questo traspare anche proprio dal suo lavoro, che poi era la sua vita, perché lei veramente ha dedicato la vita al lavoro, parlava dei suoi libri come dei suoi figli. Quindi questa magica scrittura della Fallaci in realtà ha dietro un grandissimo lavoro, una grandissima fatica, era sempre una donna con l'elmetto, anche con la scrittura, lei lo diceva questo, però il risultato era straordinario, quindi questo è molto importante. Io ho avuto la fortuna di assistere a queste fasi di lavorazione perché ho conosciuto Oriana dopo l'11 settembre, sono stato con lei a New York e sono stato accanto a lei nei periodi di preparazione degli articoli per il Corriere della Sera e anche per la stesura di alcuni libri che lei ha realizzato dopo l'11 settembre. Appuntamento da non perdere a Sinalunga, borgo in provincia di Siena, che ospita la Fiera alla Pieve, manifestazione con una tradizione ultracentenaria che si perde nel tempo e che quest'anno verrà inaugurata il 30 settembre. La festa andrà avanti fino al 3 ottobre, per poi riprendere nel fine settimana del 7 e 8 ottobre. Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha voluto ringraziare gli organizzatori per aver voluto dedicare una cena di beneficenza in favore della Fondazione Meyer, che si occupa della cura e del benessere delle bambine e dei bambini. Sentiamo le sue parole. Un evento centenario che valorizza un territorio importante ma che è anche una festa per la Toscana. Si parla della nostra storia, si parla delle nostre tradizioni, si parte dalla fatica nel lavoro dei campi per arrivare a messaggi più vicini a noi oggi, alla necessità di valorizzare la filiera corta, alla necessità di investire in agricoltura di prossimità. Ecco, questo è un momento in cui si parla del nostro passato, ma si parla anche del nostro futuro, si mantiene insieme le tradizioni con le innovazioni e si fa a Sinalunga uno dei borghi più belli della nostra regione. La fiera alla Pieve non è soltanto la fiera del comune di Sinalunga, ha spiegato la consigliera regionale Elena Rosignoli, ma è un appuntamento atteso da tutta la Val di Chiana. Beh sì, la Fiera alla Pieve a Sinalunga non è soltanto la fiera del comune di Sinalunga, è un appuntamento atteso da tutta la Val di Chiana, senese e anche aretina, perché comunque raccoglie tantissime persone ed è questo l'aspetto forse più importante, la convivialità che questa fiera raccoglie, una fiera centenaria che nel tempo ha cambiato modalità e forme di espressione, ma che è stata resa sempre attuale appunto dall'offerta e dagli espositori e da tutti gli eventi che l'hanno caratterizzata. In un mondo dove insomma, siamo sempre connessi, globalizzati, una fiera così partecipata dà anche la contezza di quello che significa per un territorio di origine anche agricola fare una fiera del genere dove vengono poi trattati tutti i temi legati alle nostre radici, quindi fiera dell'agricoltura piuttosto che le tradizioni legate alla chianina, ma non solo, a tutti i prodotti tipici. Ed anche il Comune di Sinalunga è gemellato con Ais Champagne, quindi c'è sempre anche un'esposizione dei gemellaggi effettuati con gli altri paesi. Ecco, quindi è un momento che conviviale, che però raccoglie anche i temi attuali e che dà la possibilità di riunirsi in un contesto anche più leggero, se vogliamo, visto anche il periodo che stiamo vivendo. A presentare la manifestazione anche il sindaco di Sinalunga Edo Zacchei. Con orgoglio anche quest'anno riproponiamo una storica fiera.
con orgoglio anche quest'anno, insomma, riproponiamo questa oramai storica edizione, quindi non abbiamo il numero perché insomma si perde nei secoli, insomma, quindi però è una tradizione che va avanti, un appuntamento atteso da tutta la comunità che poi negli ultimi anni, diciamo, è diventato anche un evento di promozione del territorio, di attrazione anche turistica, insomma, perché alla fiera, insomma, si può fare di tutto, insomma. È diventata, dopo le ultime modifiche di questi ultimi anni, una delle fiere più estese della Toscana, e quindi con quasi 600 banchi tra espositori e venditori e attrazioni, per cui insomma questo è un vanto di questa zona e di quella parte della Val di Chiana, insomma. Chiaramente, come tante iniziative di questo tipo, affondano le loro radici, insomma, nella fede, quindi è una festa religiosa dedicata alla Madonna del Rosario, che poi comunque ha significato per quel territorio per decenni, per secoli, insomma, anche il momento di promozione dell'economia locale, in particolar modo dell'economia agricola, insomma, quindi, perché insomma la Val di Chiana è un territorio di agricoltura, di eccellenze alimentari, e soprattutto a Sinalunga, là insomma è dove è presente la razza chianina, proprio in questo comune è stata selezionata ai fini del 1800 e oggi insomma rappresenta una delle migliori carni più blasonate a livello internazionale. Da oltre un secolo, sottolinea l'assessore alle attività produttive di Sinalunga Rossella Cottone, questo è l'evento più importante che chiude l'anno solare del nostro comune. Sì, la Fiera alla Pieve costituisce da più di un secolo davvero l'evento più importante che chiude, diciamo, l'anno solare del nostro comune. Quest'anno la Fiera, oltre a dedicarsi allo sviluppo economico, perché comunque cerchiamo di interessare un po' tutte le attività del nostro territorio, ma andando oltre l'aspetto provinciale, sarà una Fiera improntata sulla solidarietà, sulla valorizzazione dell'enogastronomia. In particolar modo ci sarà appunto una cena di beneficenza a favore della Fondazione Maier, proprio all'apertura, all'inaugurazione, dove sarà presente la fanfara del 4 Reggimento Carabinieri di Roma, proprio all'insegna di questa solidarietà e soprattutto all'attenzione verso i più deboli. Poi abbiamo cercato anche di valorizzare l'aspetto enogastronomico, in particolar modo alcune specialità, come ad esempio il cioccolato. Sarà presente appunto una rassegna di cioccolatari che realizzeranno una barra di cioccolato di circa 10 metri, oltre a dedicarsi a tutta una serie di cuchiscioni a favore dei bambini. Ci sarà presente l'associazione Pizzaioli Campani con i pizzaioli acrobatici e avremo anche delle cantine enogastronomiche, sono stati coinvolti tutti i vari consorzi della nostra provincia e in particolar modo assistiamo per la prima volta dopo diversi anni al ritorno della fratta, quindi sarà presente la toraia con il suo torello, quindi ricreando quello che è un po' la sua presenza nel Lungarno fiorentino. Tutto pronto per l'edizione 2023 della Montepulciano Run, corsa podistica tra vigne e colline del vino nobile, in calendario dal 29 settembre al 1 ottobre prossimi. Si tratta di una 3 giorni di eventi sportivi podistici, competitivi e non competitivi, dedicata alla gioia di stare insieme, di confrontarsi, di gareggiare oppure semplicemente di passeggiare seguendo ritmi più tranquilli. È un evento che cresce e si rinnova ogni anno e trova il sostegno convinto della Regione Toscana, ha detto Stefano Scaramelli, vicepresidente del Consiglio regionale. Sì, una 6ª edizione che cresce, che si rinnova e nel contempo trova il sostegno e la promozione da parte del Consiglio regionale della Toscana. In qualità di vicepresidente, l'opportunità di presentare questa conferenza stampa ovviamente è l'illustrazione di un progetto che cresce, che si rinnova, non è soltanto sport, è qualità della vita e l'attenzione ovviamente a temi di carattere sociale è importante, ma soprattutto una grande anche opportunità di promozione, perché poi è evidente che correre tra le vigne e le colline della Toscana, in particolar modo a Montepulciano, è già di per sé una dimensione di altissima qualità, di bellezza e un connubio sul quale ovviamente l'ufficio di presidenza nella sua completezza ha voluto dare sostegno e promozione. Sport e territorio è il binomio che descrive perfettamente la Montepulciano Run, ha aggiunto Elena Rosignoli, consigliera regionale.
Beh, potremmo descrivere la Montepulciano Run come un evento di sport e territorio. Sport chiaramente perché dà anche la possibilità di scegliere le varie corse, le varie iniziative che ci sono per tutti i gusti e per tutti i tipi anche di allenamento di chi decide di partecipare. E territorio perché di autunno i colori delle colline della Val di Chiana Senese di Montepulciano esplodono e si assiste ad un paesaggio veramente bello. Però non è solo questo il motivo della promozione di questa importante gara, ecco, la solidarietà. Si tiene conto anche di fare beneficenza al reparto oncologico e di cure palliative dell'ospedale di Nottola, un luogo importante che se ne parla troppo poco, molto probabilmente, ma che con dare delle risorse a questo reparto dal ricavato della manifestazione le dà una caratteristica sicuramente nobile come la cittadina e ricca di significato, per cui un'altra ottima occasione per venire a Montepulciano. Facciamo molte presentazioni con il comune di Montepulciano perché è un comune vivace e ricco di eventi che insomma richiama molto turismo. Ecco, questa è un'altra occasione per poter visitare non solo la cittadina, il territorio e tutti i prodotti anche enogastronomici che offre. Presentiamo una nuova edizione della Montepulciano Run, particolarmente ricca di eventi, gare, attività sia per sportivi professionisti che per gli amatori, ha detto Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano. Sì, torna a Montepulciano la sesta edizione della Montepulciano Run, degli eventi sportivi podistici, competitivi e non competitivi, a cui si aggiungono due convegni sui temi legati allo sport, alla salute, alla solidarietà, un importante appuntamento insomma, che arriva anche dopo delle stagioni sicuramente non facili legate al Covid, c'è tanta attesa, il Comune di Montepulciano ha fatto nel corso di questi anni anche importanti investimenti per la ristrutturazione e la manutenzione degli impianti sportivi, organizzando anche eventi molto importanti per attrarre anche un turismo sportivo che è in continua crescita, ma soprattutto per dare risposte ai nostri cittadini, promuovendo i valori etici dello sport. Lo sport quale strumento per migliorare le condizioni psicofisiche appunto dei nostri cittadini. Quindi sicuramente ci sarà la possibilità attraverso questi eventi sportivi di ammirare e visitare il nostro centro storico, le nostre campagne, quindi un patrimonio sicuramente di inestimabile valore dal punto di vista storico, culturale, artistico, architettonico, ma anche enogastronomico, quindi è anche un evento attraverso il quale promuovere il nostro territorio e tutte le sue caratteristiche e peculiarità. Lo sport ha un impatto significativo su molteplici aspetti della vita umana, dalla salute fisica e mentale all'integrazione sociale e all'educazione. Queste le parole di Lucia Rosa Musso, assessore allo sport del comune di Montepulciano. Sì, torna a Montepulciano. In realtà noi abbiamo cercato di non bloccarla. Purtroppo gli anni del Covid, quelli dove c'erano proprio delle prescrizioni che non ci hanno permesso di effettuare la manifestazione, effettivamente insomma ci hanno bloccato. L'anno scorso, purtroppo a causa del maltempo, abbiamo annullato la prima serata, che per noi era anche molto importante, come lo sarà anche quest'anno, però insomma quest'anno speriamo nel buon tempo per tutte e tre le giornate, e quindi verremo sicuramente a proporre un appuntamento e vari appuntamenti in realtà di sport, di salute e di anche educazione. Proponiamo un bellissimo weekend di sport a Montepulciano, in uno dei territori più belli d'Italia, dove non c'è solo corsa, ha detto Fulvio Caldesi, presidente del comitato Montepulciano Run e membro dell'associazione sportiva La Chianina. Allora, il nostro weekend di sport, quello che io dico sempre, inizia il venerdì. Il venerdì abbiamo un convegno sull'oncologia e l'Istituto Cure Palliative, a cui noi abbiamo deciso il venerdì sera di dedicare il nostro ricavato dell'evento della serata a loro.
e sarà una corsa e camminata notturna a Montepulciano con le lucine, è particolare, è bellissimo, e la torre, proprio in virtù dell'Istituto Cure Palliative e della ricerca sul cancro, sarà colorato di rosa. Per cui sarà un momento emozionante e ci sarà anche la competizione. Il sabato è l'elemento un po' più particolare invece, perché il sabato l'abbiamo dedicato alla famiglia, cioè per coloro che in genere accompagnano i runner e i competitivi, sono quelli che un po' si stancano. Però abbiamo deciso quindi di unire, oltre lo sport, anche il buon cibo e soprattutto l'ottimo vino, che a Montepulciano non manca. E quindi sarà un tour enogastronomico tra le più belle cantine di Montepulciano e sarà un momento particolare. Il sabato pomeriggio ci sarà un convegno in fortezza dove si ritirano i pettorali e si parlerà di sport con il professor Fulvio Massini di Firenze. Dopodiché la domenica è il momento esplosivo in cui tutti fremono e dove chiaramente gli atleti soprattutto devono dare il massimo. Ci sono tre eventi, sono 14, 25 e l'ecomaratona 42, e poi c'è una camminata di 17 km aperta per coloro che vogliono fare un semplice giro a Montepulciano andando al borgo di Montichiello, passando per Parco Villa Trece, che è un posto bellissimo, e ritorno in Montepulciano. Tutto questo è realizzato grazie all'impegno della mia società, che è la Chianina, grazie al Comune, che veramente si prodiga tutte le volte, ci dà una mano, e poi ci tenevo a ringraziare anche la Regione, in particolar modo Elena Rosignoli, che ci ha permesso di essere qui.